Nasce a Trani il caffè Corsaro, il bar dell'integrazione e dell'inclusione. Si tratta di un progetto avviato nel giardino dell'ex ospedaletto pediatrico e che ha visto coinvolti, tra gli altri, Legambiente Puglia e ASL BAT. Ascoltiamo. Un bar gestito dagli utenti del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL BT e non solo. Si tratta del Caffè Corsaro, inaugurato nel giardino pubblico dell'ex ospedaletto pediatrico di Trani. È un progetto avviato 3 anni fa e che coinvolge 35 persone, 20 utenti dell'area adulti del Dipartimento di Salute Mentale, 8 utenti afferenti alla neuropsichiatria infantile e 8 studenti dell'Istituto Alberghiero impegnati nell'alternanza scuola-lavoro. Tutti stanno seguendo un corso di formazione con tirocinio e sono seguiti da un tutor barman professionista. Caffè Corsaro è promosso da Legambiente Puglia e finanziato da Impresa Sociale con i Bambini, con 419.000 euro, di cui 89 destinati alla ristrutturazione del baretto. Il progetto ha coinvolto Legambiente ASL BT, Comune di Trani, Istituto Alberghiero, Cooperative Questa Città e Campo dei Miracoli, Associazione Terra Madre e Migrantes. Per Alessandro Delle Donne, commissario straordinario dell'ASL BT, è una possibilità per gli utenti del Dipartimento di Salute Mentale, ma anche per gli studenti e tutta Trani. Un luogo simbolo di inclusione e formazione continua, dove ogni barriera e pregiudizio viene abbattuto e superato. Al di là del recupero di questo immobile alle mie spalle, che è stato oggetto di una ristrutturazione molto meticolosa, bella, che porta a restituire al nostro ospedaletto, ex ospedaletto, un ambiente anche di aggregazione, noi portiamo a termine quello che in realtà è la vera finalità sociale, riabilitativa e terapeutica, quindi con il lavoro, attraverso il lavoro la terapia. È un sostegno che noi abbiamo sempre voluto sponsorizzare, che abbiamo voluto portare al centro della nostra attenzione, l'inclusione di presa in carico dei pazienti del Dipartimento di Salute Mentale. Non è la prima volta che si fa una cosa del genere attraverso il lavoro, ma questa volta ci abbiamo voluto aggiungere un qualcosa veramente di più, che è un qualcosa di estetico, un qualcosa di strutturalmente funzionale, ma soprattutto nella logica della grande inclusione, poi inserito in un contesto urbano, inserito in un contesto non soltanto sanitario.